Sia lodato Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, questa 30ª domenica del tempo ordinario incentrata nello splendido Vangelo che abbiamo ricevuto, che è il Vangelo del comandamento dell'amore. Gesù ricorda che la cosa più grande che noi possiamo vivere in questa vita e che sintetizza proprio l'osso, in essenza, quella che è la volontà di Dio, che poi è sparsa in tutti i singoli comandamenti che anche noi adesso abbiamo, non è altro che amerai il Signore Dio tuo, attenzione, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e il prossimo come se stessi. La predica necessariamente sull'amore, ne faremo una sull'amore di Dio e una sull'amore del prossimo. Siccome l'amore di Dio è più importante, la prima predica la faremo sull'amore di Dio. Ora, una domanda, non dovete rispondere a me, ma a bruciapelo: chi di voi ha mai detto in vita sua, col cuore, come dicono a Roma, a Dio o a Gesù ti amo? Non dovete rispondere. Se la risposta non gliel'ho detto mai, amerai il Signore Dio con tutto il tuo cuore. Se non ho mai detto manco ti amo, sto un po' lontanuccio, d'accordo? Nessuno si sente giudicato, d'accordo? Perché oggi la predica sarà fatta al contrario. Non parleremo dell'amore che io devo avere a Dio, ma dell'amore che Dio ha per noi. Perché questa prima domanda un po' provocatoria che ho fatto è molto semplice. Io sono diventato prete, d'accordo? Però io sono stato tanti anni fa innamorato di un essere umano, di una ragazza. Quando io ero innamorato, mi dicevo ti amo, fino a fargli una capatanta, perché non glielo dicevo soltanto. Cercavo anche di farglielo capire, di farglielo percepire. E se lei non me lo diceva, io dico, ma perché non me lo dice? O se non me lo voglia in qualche modo percepire, c'è qualcosa che non va. Perché se due persone sono innamorate, se lo dicono di amo, giusto o no? Se lo dimostrano, se lo scambiano o no? E come si fa a innamorare? E la mia cosa è che non è che ti innamori dei fantasmi, no? Cioè io, chi era la mia innamorata, lo so bene, c'ha una faccia, c'ha due occhi, c'ha una personalità, c'ha una data di nascita, d'accordo? L'ho conosciuta, mi è piaciuta e mi sono innamorato, d'accordo? Così lei ha conosciuto me, mi sono conosciuto se innamorato. Allora, se tu avessi risposto alla domanda a Don Leonardo che ce l'ha chiesto a farmi, sa che vita mia, non gli ho mai detto ti amo a Dio, benissimo, cioè benissimo, un benissimo infatti. Però lo sai perché non gliel'avevi detto? Perché non lo conosci. Perché se c'è qualche cosa, ma come dire, di sommamente amabile, è Dio. Quando finirà la vita sul pianeta Terra, tra poco finisce il mese di novembre, d'accordo? Quelli che avranno raggiunto la salvezza, non tutti, come vedremo nel mese di novembre, per la verità, e non perché Dio non voglia, ma perché non vogliamo noi, questo ricordiamolo sempre, andranno in paradiso. Voi sapete cosa succede in paradiso? In paradiso, diciamo, si vive, ma si letteralmente impazzisce di amore, perché appena si vede Dio, ma proprio vederlo per essenza, che è l'amore stesso, cioè adesso non vorrei dire, se perde proprio la testa, cioè se diventano matti, capite? Cioè si rimane talmente tanto immersi in quell'amore che comincia una felicità, un gaudio senza fine e che non sarà mai riempito, perché l'amore di Dio è una cosa talmente grande che per tutta l'eternità non lo esaurirai, e l'amore che sentirai verso di me, che vivrai verso di me, è una cosa talmente bella che non ti sazierai mai di donarlo. Immaginate due innamorati, io vi faccio dopo un esempio, il primo tempo che uno è innamorato non capisce più niente, è il tempo delle illusioni, capito? Che ti sembra che c'è davanti il Padre Eterno, che ti sembra perfetto, bellissimo così, no? Ecco, questo è un pallidissimo riflesso, ma guardate che anche queste forme di amore umano, da dove vengono secondo voi? Da dove vengono? Così vengono così, è un riflesso lontanissimo di quello che è l'amore divino. Allora, la prima cosa che noi dobbiamo fare, abbiamo cominciato con il catechismo, con i ragazzi. Ecco, a me piace un pochettino ogni tanto rispolverare
qualche perla della sapienza dei nostri antichi padri, che a mio avviso è stata un po' troppo frettolosamente messa nel museo diocesano, che tra poco riapriremo per sempre, insomma, come oggetto arcaico, diciamo così, da contemplare. Ma la semplicità degli antichi a volte era molto più istruttiva della nostra super complessità moderna e contemporanea. Voi sapete che cosa c'era scritto sull'antico catechismo? Perché ti ha creato Dio? Chi è che lo sa e sa come rispondere a questa domanda che sarà comunemente a memoria? Alzi la mano. Appunto. Ma la risposta che sembra non sionistica a questa domanda, ci sarebbe da farci una predica lunga una settimana. Perché la risposta a questa domanda era: Dio ci ha creati, attenti, per conoscerlo, la prima cosa. Uno. Attenzione, amarlo. Due. E servirlo. Tre. In questa vita. E goderlo nell'altra. Questa cosa, io non so chi se l'ha inventata, non so chi è stato il primo a pensare a questo, ma è una perfezione assoluta. Cioè, se tu Dio non lo conosci, non lo amerai mai, non puoi amare uno sconosciuto. E ne puoi dire, vabbè, e il Signore ci ama, morto in croce per noi. Questo sono parole vere, per carità, è vero che il Signore ci ama e che è morto in croce per noi, ma sono a volte parole distanti, cioè dice, ci ama, morto per noi, ma chi lo sa che ci andava a fare in croce, che bisogno c'era che andasse là sopra? Non lo capiamo. Se tu Dio lo conosci, lo ami. E se tu Dio non lo ami, non lo sei. Allora, i comandamenti di cui parla Gesù, che pensa molta gente? Ah, se mi avvicino al Signore, poco cominciamo. Questo non si può fare, questo non si può fare. Se sono un giovanotto, niente rapporti più matrimoniali. Se voglio che hanno messo tutte le domeniche, poi se poi scappano a bestemmia non si può dire. Poi se voglio andare qualcuno a quel paese ce lo posso mandare, cominciamo. Questo non si può fare, questo non si può fare. Capite? Per carità, sono cose vere, ma queste cose hanno un senso solo se tu le vivi come manifestazioni dell'amore di Dio. Quando parlo con i ragazzi, soprattutto io dico: fermo, alto, facciamo un passo indietro. Secondo te a Dio gliene importa qualcosa se tu osservi i comandamenti oppure no? Fammi capire. Cioè, gli cambia qualcosa a Dio? Cioè, se io conosco i 10 comandamenti e li osservo, a Dio gli cambia qualcosa secondo voi? A Dio non gli cambia proprio niente, zero. Facciamo una domanda ancora più grande: che esistiamo tutti quanti noi, cioè che esista l'universo o non esista l'universo, che siano creati tutte quante questa montagna di uomini che hanno popolato e popolano il pianeta Terra, ma secondo voi a Dio gli cambia qualcosa? E come mai esistono tutti quanti questi uomini che popolano la Terra? E come mai esiste l'universo? Lo sapete? Come mai? Che cos'è l'universo? Che cosa sei tu che mi stai ascoltando adesso? Tu. Lo sai che sei, lo sai chi sei tu che mi stai ascoltando adesso? Tu, chiunque sia, da quel bambino che sta lì in fondo che non capisce mai quello che dico, al più grande di noi, chiunque sta qui dentro sappia di essere un atto di amore di Dio che ha preso forma umana, perché un'anima umana che noi non possiamo conoscere perfettamente in questa vita, perché purtroppo le nostre anime sono deturpate da lui e soltanto un occhio un pochino esperto, per la verità quello che un prete con esperienza l'acquisisce, riesce a vedere la bellezza di un'anima anche quando è deturpata da tante cose brutte che noi ci carichiamo solo la nostra esistenza. Io spesso e volentieri ci riesco a andare oltre, quindi guardare, andare oltre l'apparenza di quello che appare di una vita magari provata, travagliata, a volte anche che ha percorso strade disastrose e che ha messo tutta quanto una serie di coltri davanti a un quadro bellissimo. Pensate qua dei bellissimi che ci abbiamo qua dentro, quelli che stanno rovinati e che devono andare a essere restaurati, no? Si vede che sono bellissimi, però stanno proprio rovinati. Così è la nostra anima. Quando tu uscirai di qua stasera, prova a alzare un attimo gli occhi. Non so se sta ancora al tramonto. Qui da seconda sera, dei tramonti stupendi. E che cos'è il tramonto? Che cos'è il tramonto? Sapete che cos'è il tramonto? Il tramonto è una letterina d'amore. Il tramonto è un ti amo di Dio per te. Guarda, quei giochi di luce che certamente presuppongono anche dei fenomeni atmosferici che gli scienziati stanno spiegando, Dio se li ha inventati, sai perché? Perché quando tu esci dici,
Ma che bel tramonto! Tu sei contento che hai visto un bel tramonto che ti rimette al mondo. Allora però Dio l'ha creato non soltanto perché tu vedi che bel tramonto, ma perché capisci che quel tramonto è un suo diano e dici: Signore mio, quanto sei grande, quanto sto bel tramonto. Io amo tantissimo l'estate, per esempio, di farlo, di andare a passeggiare nei boschi. Ah, perché io, se io entro in un bosco, ragazzi, entro in estasi, quasi peggio della missione. Però comincio a guardare tante le cose, gli alberi, mi metto con tutti quanti i colori di fiori. Avete visto quanti colori che ci stanno nei fiori, la bellezza di? E che cos'è ogni singolo fiore? È un diamo di Dio. Gli animali non sono diamo di Dio. Le stelle che si vedono di notte, cosa sono? Un diamo di Dio. Il sole che splende durante la nostra giornata, che cos'è? È un diamo di Dio. Però anche qua, avete mai detto a Dio: bene, Signore, questo bel diamo che mi hai messo nel sole, che il sole senza sole sapete che la vita sarebbe completamente, e che ha un pallido riflesso della luce che tu sei e del calore immenso dell'amore che tu hai, ricambio il tuo ti amo Signore perché hai creato il sole. La mamma che ti ha messo la vita, chi è? È un ti amo di Dio. Il padre che ti ha messo la vita, chi è? Ti amo di Dio. Il fratello che c'hai, chi è? Ti amo. È dovunque il corpo umano, mettete la mano sul petto e sentite parte che non ci pensiamo mai, boom 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 boom, il nostro cuore sta battendo adesso. E che cos'è il palpito cardiaco? Vedete che ci sono delle forme di preghiere orientali che fanno entrare la preghiera dentro il cuore. Sapete che significa, no? Il cuore fa tum 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 tum. Ecco, qualcuno dice: Gesù ti amo, Gesù ti amo, Gesù ti amo. Si può fare? È bellissimo. Allora, questo che stiamo celebrando adesso, la messa, qui, oggi, qui, adesso, tra poco, questo c'è il più grande ti amo che Dio abbia detto all'umanità, il più grande in assoluto. Io sfido chiunque, ho fatto da poco la prima candelina della mia permanenza a Sermoneta, quante saranno non lo so, ma prima l'abbiamo spenta. Io vi dico, durante la messa si celebra il più grande ti amo che Dio abbia mai detto all'umanità. Però io sfido qui chiunque, qui e anche altrove, sfido, che mi abbia sentito dire in giro: come mai che non ti vedo mai a messa, perché non vieni in messa? Io fino a quando starò qui sfido chiunque, non lo dirò mai a nessuno. Ma perché dire una cosa di questo genere è offendere grandemente la messa e anche offendere grandemente in un certo senso me stesso. Perché se uno non viene qui è soltanto perché non si rende minimamente conto di quello che succede qui. Tra poco andremo in pellegrinaggio da Padre Pio. Invito chi può a venire, perché Padre Pio è un fenomeno. Cioè, durante i pellegrinaggi si vivono momenti molto belli di fraternità, ma anche di grandissima istruzione. Io ho il diario personalizzato di Padre Pio, con tutte le cose che nessuno sa, perché si trova una cosa in giro, e ne sentite da tutti i colori. Padre Pio durante la messa, penso che lo sappiate, questa non è una favola, c'è stato un documentario, appena tra poco io dirò: il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, per alzare le mani così, cominciamo a raccolare il sermone delle mani, ok? Qualcuno si lamenta che la messa di Don Orlando è un po' troppo lunga, la messa di Padre Pio durava 3 ore, qualcuno si lamenta che Don Orlando di Aranosti è un po' troppo alzata, 5 secondi, 10 secondi, Padre Pio aveva alzata per 10 minuti, stava 10 minuti così, e durante quei 10 minuti, se lo vedevate in faccia, le lacrime facevano il fumo. E la sua figlia spirituale, che mi dice Moccanti, dice: padre, ma com'è che piange per tutto il tempo? Che sono tutte ste lacrime? Tutte ste lacrime. Ci vorrebbero fiumi di lacrime. Ti rendi conto di cosa succede durante la messa? C'è un Dio che sta versando il sangue e dando tutto il suo amore a me. E lui, mentre versava i fiumi di lacrime, aveva le mani, i piedi e il costato che gli facevano male, come c'è Signore. Capito? La messa è sempre messa, Padre Pio queste cose le viveva, ma ogni messa che si celebra è uguale alla messa di Padre Pio, Certamente il celebrante no, io no, ma la messa è uguale, capito? Allora Padre Pio diceva: se la gente si rendesse conto di che cos'è la messa, altro che il posto dei carabinieri, ci vorrebbero i carabinieri tutti i giorni in tutte le chiese, i posti di blocco,
ma non soltanto in Vaticano, perché vanno a vedere il Papa, perché vanno a vedere la tomba del San Giovanni Paolo II, adesso il Vaticano ma certo è diventato con i posti del blocco, con le file interminabili, con i check-in, i metal detector, sarebbero pure qua davanti, pure qua davanti, la chiesa sarebbe piccola. Quanta gente se noi da 1000 persone, a me sarebbero 1000 su 1000, tutti quanti, a meno che uno non è balzato di mente, perché la messa è questo. Allora, se una persona non viene a messa, è inutile che io la affliggo e dico, ah, ho torpista a messa, che viene a messa e fa fuori a me? Ah no, 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 io sono contento per te se vieni a messa, cioè sono contento per te se tu hai capito quanto è grande. Tu chiedi per a me se fa la messa tutti i giorni, chiedi per a me. Io una volta che sono stato a mare, c'erano 40 deferite, ci sono persone poste, io mi porto il camice in camera, ce l'avevo in camera, non c'è stato un giorno dove non sono un prete che sono solo senza messa. Ma non è che ho fatto un atto di virtù, io non ci posso cantare, capite? Non ci canto senza la messa. E non ho ancora conosciuto neanche un milionesimo di quello che la messa è, perché non sono né padre mio né nessun altro, un povero peccatore come tutti quanti. Però qualche cosa di quello che Gesù ha fatto per me l'ho capito. E io ci posso cantare senza, capite? Allora questo è qui, capite? Se tu conosci Dio, allora brocchi, lo ami, d'accordo? E lo ami con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Dio viene al primo posto, non ti porta niente, cioè niente ti è difficile per lui, capite? Niente. Ma se non c'è conoscenza, è chiaro che Dio non può amare. Ecco perché da quest'anno sto cominciando a dare anche a voi, lo farò sempre fino a quando occasioni su occasioni per crescere la conoscenza di Gesù, un pellegrinaggio è un'occasione per crescere la conoscenza di Gesù, un'ora d'orazione è un'occasione per crescere la conoscenza di Gesù, un incontro di catechismo con gli adulti è un'occasione per crescere la conoscenza di Gesù, una veglia di preghiera, il 31 ne faremo una lunga, non vi scandalizzate, la chiesa è aperta, perché io la notte del 31, del 31 la passo in preghiera con le porte aperte, chiunque vuole entrare, entra, dalle 23 in poi, non vi scandalizzate, d'accordo, così, ecco. Siamo in compagnia dei santi vicino al Signore, lo faccio, ma sono tutte quante occasioni in cui abbiamo la possibilità di crescere nell'amore verso Gesù. È chiaro che se tu, 10 anni che sto qua, speriamo, non lo so se starò, non sei mai entrato a una adorazione, all'incontro biblico, all'incontro del catechismo, alla veglia della preghiera, alla colomania, alla messa, hai perso 10 anni di occasione di conoscere il Signore. E poi può essere che queste cose non tornino. Ma io non ti dirò mai, sei venuto a messa, sei venuto all'orazione, sei venuto a... Io lo faccio e basta. Chi vuole deve capire liberamente che questa è una cosa importante e muoversi ad andare. Perché se lo farà in questo modo, provate a credere, ma il nostro Signore spalanca i canali delle grazie, i fiumi di grazie, e si fa conoscere. Una volta che si è fatto conoscere, io so che la vita delle persone cambia da così a così, per forza. Chiediamo alla Santissima Vicina di questa grazia grande di aprire il nostro cuore sotto la conoscenza di Dio, per dargli la possibilità di farci conoscere il suo amore. Dopo sarà non solo facile, ma anche bello cominciare ad amarlo in questa vita e amarlo perfettamente nel mondo. Siamo dati Gesù e Maria. Sì.